Siamo con Gabriella Carlucci, che è candidata per Noi con l'Italia UDC. Gabriella, intanto benvenuta, è ospite Grazie. del Sicilia.it. Perché gli elettori dovrebbero votare per la lista Noi con l'Italia UDC, che è la quarta gamba del centrodestra? Allora, noi, come hai detto tu, siamo la quarta componente del centrodestra. Abbiamo condiviso con il centrodestra un programma molto importante, un programma che mira a sbloccare questa economia dell'Italia un po' ferma in questi ultimi anni. Perché votare per noi? Perché noi, proprio all'interno del centrodestra, rappresentiamo e abbiamo presentato un programma molto concreto. Abbiamo indicato in questo programma delle coperture economiche precise e quindi siamo quelli che certamente, soprattutto se avremo un peso politico importante, quindi se raggiungeremo il 3% nazionale e grazie a questo 3% potremo eleggere un numero ragguardevole di rappresentanti fra Camera e Senato, una cinquantina, no? Con questo numero noi potremo essere determinanti sia nella realizzazione del governo di centrodestra per il nostro paese, ma anche nella realizzazione di queste parti del programma, quelle che abbiamo proprio sottoscritto noi e per le quali noi abbiamo identificato le coperture economiche, potremo essere determinanti per la realizzazione di questa parte del programma. Inoltre segnalo che di fronte a tanta incompetenza, tanta improvvisazione nei vari schieramenti politici, il nostro movimento è rappresentato da personale politico di grande competenza. Voi in Sicilia ne avete uno in particolare che è il nostro capo politico proprio della parte siciliana, cioè Saverio Romano. Io ho conosciuto Saverio Romano quando faceva il ministro dell'Agricoltura e devo dire che uno dei pochi, forse l'unico, che si è sempre battuto, e l'ho conosciuto in quell'occasione, per la salvaguardia dei nostri prodotti, per combattere l'aggressione che i prodotti che vengono dal Nord Africa, dalla Cina, che quindi fanno una concorrenza sleale, per esempio al pomodoro di Pechino, ecco, per dichiarare guerra a questa concorrenza sleale, per indicare per esempio la tracciabilità del prodotto italiano, del vero prodotto made in Italy, made in Sicily, io l'ho trovato molto competente, molto centrato sulla problematica e assolutamente a conoscenza di tutti i problemi della sua terra. Quindi abbiamo un personale competente, lui è in Sicilia, ma i nostri capi politici, che sono della Puglia, che sono della Lombardia, di altre regioni d'Italia, sono altrettanto competenti. Voi avete posto come dati fondanti del vostro programma anche i valori, i principi della famiglia, appunto, ma anche lo stato sociale. Qual è la ricetta di Noi con l'Italia UDC nel centrodestra, ma per il governo del paese? Ecco, tu hai detto bene la famiglia. Allora, noi nel nostro programma abbiamo certamente condiviso e abbiamo dato la nostra ricetta per quanto riguarda la riforma fiscale, quindi l'ottenimento della flat tax, quindi una tassazione equa per tutti al 23%, ma all'interno di questa riforma fiscale per noi c'è un grande interesse, una grande attenzione per la famiglia. La famiglia è il nucleo fondante della nostra società, oggi di fatto è un'impresa sociale perché la famiglia è quella che mantiene i figli, gli anziani, dove non ci sono posti di lavoro, però ci sono gli stipendi o le pensioni, no? Dei componenti di quella famiglia. Quindi noi, condividendo appieno la riforma fiscale, però manteniamo una serie di deduzioni, di vantaggi fiscali per ogni componente della famiglia, che sia figlio a carico, che sia anziano, che sia disabile. Nel nostro programma c'è una seria attenzione ai disabili, proprio perché i disabili oggi vengono mantenuti completamente dalle famiglie, spesso non ci sono quei sostegni perché il disabile possa avere l'accompagnamento nella scuola, possa svolgere la sua attività al di fuori della famiglia. Quindi una grande attenzione alla famiglia, una grande attenzione alla natalità con voucher per gli asili, per le scuole, per aiutare le donne che lavorano. Insomma, l'idea è facciamo ripartire la nostra società dalla famiglia, dandogli una serie di aiuti concreti affinché questo che per noi è il valore fondamentale della società si possa riprendere. Oggi non ci sono più figli, ma non ci sono più figli perché non c'è il lavoro. Chi si sposa e fa i figli se non ha un E lavoro? sono carenti anche le politiche dedicate. Ecco, a proposito di questi temi, lei sta parlando di temi politici ma anche di valori. Quello che vedo da giornalista, da osservatore, è che in questa campagna elettorale si è parlato di tutto, probabilmente, tranne che di temi concreti. Ci sono state schermaglie di ogni tipo. Perché, secondo lei, è successo Perché questo? questa è una campagna elettorale che si è svolta soprattutto sui social media, sulle televisioni, dove chi urla di più ha più attenzione, riesce magari ad avere il titolo del giornale il giorno dopo e quindi strepiti per comparire, per cercare
alzando la voce, di entrare, no, nella testa della gente, magari con uno slogan che ti rimane più impresso. Invece noi con l'Italia, che già dal titolo, no, già dal nostro nome, noi siamo con l'Italia, noi vogliamo collaborare e lavorare con gli italiani. Noi siamo andati ad incontrare gli italiani. La nostra campagna elettorale, a differenza di quella di tutti gli altri, si è svolta casa per casa, ma tutti noi abbiamo fatto questo. Perché? Perché invece con il contatto con le persone si capiscono i problemi, si cerca di dare una soluzione proprio dopo aver ascoltato le esigenze della gente. Noi abbiamo una serie di soluzioni, per esempio per il lavoro. Per il lavoro bisogna assolutamente partire dall'abbattimento del cuneo fiscale, dalla riduzione del cuneo fiscale, che sarebbero le tasse sul lavoro, perché il cuneo fiscale è la differenza che si vede nettamente in busta paga, fra quello che c'è scritto in busta paga ed è quello che ti dà il tuo datore di lavoro e quello che tu lavoratore intaschi. Bene, noi abbiamo trovato una soluzione. Questo abbattimento del cuneo fiscale può avvenire tramite i finanziamenti europei. Noi ogni anno nei 6 anni 2014-2020 dall'Europa otterremo in tutto 132 miliardi di euro. Dal 2014 al 2018, quindi ne mancano solo 2, ne abbiamo spesi solo 3. All'interno di questi 132 miliardi ci sono 18 miliardi di Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo è quello che è rivolto proprio alle politiche del lavoro, quindi all'interno di questi 18 miliardi, ecco dove ci sono le coperture economiche, si possono trovare le risorse per abbattere il cuneo fiscale e quindi da una parte togliere le tasse e permettere quindi agli imprenditori di investire e di assumere, in più con una misura specifica per coloro che assumeranno giovani fino ai 35 anni, l'abbattimento totale della contribuzione a fini pensionistici, perché questo contributo, anziché darlo il datore di lavoro, lo darà lo Stato attraverso, abbiamo detto noi, queste risorse del Fondo Sociale Europeo. Un'ultima domanda. Avete sicuramente come scopo quello di oltrepassare il quorum e portare i vostri parlamentari tra Camera e Senato. In Sicilia ci si aspetta un risultato anche al di sopra della media nazionale. Sulla Sicilia. Ma la Sicilia sconta, a parte degli ultimi 5 anni direi disastrosi, ma sconta dei ritardi incredibili. Abbiamo detto che è una regione che può vivere di turismo, sì, e servono le infrastrutture però. Quando mancano le strade, quando da una parte all'altra della Sicilia non ci si arriva se non con strade molto, molto difficili, mancano i collegamenti ferroviari, come vogliamo pensare che arrivino i turisti e vadano dovunque in Sicilia, no? Dobbiamo potenziare, far lavorare l'aeroporto di Birgi, per esempio. Io avrei voluto. Le notizie di questi giorni, tra l'altro, sono abbastanza drammatiche. Appunto, noi avremmo voluto. Qualche giorno fa purtroppo sono stata bloccata insieme ai cinesi che volevo portare a Palermo, siamo stati bloccati dalla neve all'aeroporto di Fiumicino e questa delegazione cinese non è potuta poi venire a Palermo, avevamo un appuntamento lunedì mattina, io collaboro con l'ente del turismo cinese, ci sono in ballo 400 milioni di turisti cinesi che tutti gli anni vengono in Europa, sbarcano a Francoforte e poi diciamo in maniera secondaria arrivano anche in Italia. Bene, loro sono molto interessati alla Sicilia, ma li devi far arrivare qua con l'aereo direttamente qui, quindi ecco perché diciamo gli aeroporti. E una volta qui devi offrire i loro servizi. Non c'è dubbio, servizi H24 in tutti gli alberghi, infrastrutture che ti permettano di andare da una parte a un'altra della Sicilia. Io vengo da Piazza Armerina, un posto meraviglioso, però arrivaci a Piazza Armerina. Questi sono i problemi, allora qui ci vuole un forte investimento, appunto i soldi ci sono i fondi europei, perché non vengono usati, spesso le regioni, gli enti locali li usano male, e allora qui ci vuole secondo me un intervento dello Stato che in carenza, in mancanza, in assenza della competenza locale che riesce a presentare il progetto per prendere i finanziamenti, si sostituisca all'ente locale, come gli ultimi 5 anni hanno dimostrato, che non è stato in grado di sfruttare queste risorse che arrivano a piene mani soprattutto nelle regioni del sud. Bene. Salutiamo e ringraziamo Gabriella Carlucci, ricordiamo candidata per Noi con l'Italia UDC, e ai nostri ascoltatori, al nostro pubblico, buon voto. Grazie a tutti.